mattina estate, dalle misure per ridurre il sovraffollamento nelle carceri alle novità che riguardano il sistema giudiziario italiano e quelle che arriveranno con la riforma del processo penale. Ne parliamo con il ministro della giustizia Andrea Orlando, buongiorno e benvenuto a Uno Mattina. Buongiorno. Ministro, partiamo con un tema di grande attualità, quello del terrorismo. Molti degli attentatori di Parigi e di Bruxelles venivano dalle carceri francesi e belghe, erano stati radicalizzati in carcere, quindi un fenomeno molto importante e molto concreto. In Italia qual è la situazione delle nostre carceri da questo punto di vista? Ci sono delle persone monitorate? Come si sta agendo? Noi seguiamo con grandissima attenzione questo fenomeno, il nostro Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è raccordato con le altre forze di polizia in un organismo che vigila appunto su questi fenomeni. Le persone sottoposte a monitoraggio in questo momento sono circa 300. Le persone che hanno a che fare effettivamente con fenomeni in qualche modo radicalizzati, quindi che hanno avuto contatti con la rete o che hanno dato segnali di adesione alla Jihad, sono 39. Quindi per il momento ancora numeri contenuti e strettamente osservati, e che però non possiamo sottovalutare. Abbiamo visto come in alcuni paesi il fenomeno della radicalizzazione si è esploso in tempi relativamente brevi. Sicuramente, come lei diceva, il carcere è un luogo nel quale si realizzano forme di radicalizzazione molto rapida. Tanto è vero che l'Europa sta riflettendo su come gestire il fenomeno all'interno delle carceri. Ci sono modelli tra loro molto diversi, perché dobbiamo tener conto del fatto che un radicalizzato dentro un contesto come il carcere può fare grande proselitismo. Tanto è vero che la Gran Bretagna ha deciso di utilizzare di più le pene alternative e le comunità per gestire, naturalmente non chi ancora ha già compiuto reati gravi, ma chi è sulla via della radicalizzazione. Sta funzionando come sistema quello britannico? Sì, al momento se dobbiamo dire di sì, perché la Francia che ha seguito un'altra strada, che è quella di in qualche modo segregare questa parte di detenuti, ha avuto risultati, ahimè, al momento non eccellenti. Naturalmente non c'è un rapporto diretto di causa e effetto, certo, tra modello e risultati, però credo che comunque sia un elemento di grandissima riflessione e, ahimè, di novità per tutta l'Europa, perché è chiaro che chi è disponibile a farsi esplodere, chi è disponibile ad andare a mettere in gioco la propria vita, non ha nessuna paura del carcere, anche quando si inaspriscano le pene. Quello che noi abbiamo fatto con il decreto antiterrorismo è di anticipare molto la sanzione delle condotte, cioè non punire solo chi aderisce in modo formale alla Jihad o al network del terrore, ma di punire anche chi semplicemente si autoaddestra, cerca contatti attraverso la rete, fa dei viaggi che vadano in quella direzione. Tutto quello che può costituire un segnale spia di un fenomeno di avvicinamento. Un'anticipazione di qualcosa del genere. Spesso, riflettendo appunto sul fenomeno del terrorismo, anche in trasmissione con degli analisti e degli esperti, si è valutato il fatto che le situazioni di maggior degrado, di indigenza economica, come quella ad esempio delle banlieue francesi, delle periferie francesi, portino a un processo accelerato di radicalizzazione per molti. E il carcere, soprattutto nei casi francesi, si è mostrato appunto un luogo dove effettivamente questo accade. È perché le condizioni delle carceri, le condizioni in cui versano i detenuti, sono una forma esasperata di appunto di difficoltà sotto vari profili? Guardi, naturalmente le condizioni di vita sono importanti e noi abbiamo fatto degli sforzi per migliorarle, però il carcere di per sé è un luogo di segregazione, non? E in questo tipo di contesto è chiaro che il messaggio della radicalizzazione ha più forza. Noi abbiamo avuto un'esperienza anche in passato riguardo al terrorismo, di proselitismo all'interno delle carceri. I detenuti terroristi messi vicino ai comuni facevano reclutamento perché si trova un contesto nel quale c'è una disponibilità ad aderire, diciamo, a forme estreme. Quindi isolarli è una via. Quindi isolarli, trovare dei percorsi diversi da quello del carcere tout court quando si tratta di fenomeni che hanno una capacità di reclutamento, una capacità di leadership sul gruppo, è sicuramente una strada che segue. Dice questo fenomeno sotto stretta osservazione, cosa intende? Significa che ci sono gradi diversi di allerta a seconda dei comportamenti
e ognuno di questi corrisponde a una gestione che viene svolta dalla Polizia Penitenziaria, che riferisce al Dipartimento, che a sua volta informa tutte le altre forze di polizia e di intelligence su come evolve il fenomeno detenuto per detenuto. Ecco, Mia faceva riferimento alle condizioni di vita all'interno del carcere. Da sempre il sovraffollamento è una delle criticità del sistema carcerario italiano. Ci sono stati dei progressi negli anni? A che punto siamo oggi? La situazione è migliorata dal punto di vista del sovraffollamento, perché noi abbiamo rischiato di arrivare a 70.000 detenuti, siamo arrivati a 67.000 errori, siamo sottoposti a un procedimento della Corte di Strasburgo, della Corte dei diritti dell'uomo. C'è stata una diminuzione, attualmente siamo a 54.000 detenuti. Vorrei dire però che al contrario di quello che si dice spesso li avete fatti andare tutti liberi, questo è un po' lo slogan che viene spesso utilizzato, in verità a fronte di una diminuzione dei detenuti c'è stato un aumento delle pene alternative, che sono passate da 11.000 a 40.000 detenuti, circa 38-39.000. Perché sono importanti? Perché per i reati meno gravi questo tipo di pena diminuisce il tasso di recidiva e spesso consente, pensiamo a lavori di pubblica utilità, ai servizi sociali, spesso consente anche in qualche modo di restituire alla società quello che è stato tolto con la violazione che è stata compiuta. Del resto è un modello, anche in questo caso, che è seguito dai paesi più evoluti su questo fronte a livello europeo. Ieri la Commissione di Giustizia del Senato ha ripreso l'esame sulla legge, sulla riforma appunto del processo penale, come abbiamo anticipato in apertura. Quali saranno le novità? Le novità saranno molte, perché ci sono moltissime norme che riducono la possibilità di impugnazione, che prevedono la possibilità di deflazionare il processo, che riducono i tempi dell'udienza preliminare. Quindi è una generale manutenzione, ma direi una manutenzione straordinaria del processo penale. Ci sono poi norme che riguardano la prescrizione, sulle quali stiamo ancora. Ecco, su intercettazioni e prescrizioni è caldo lo scontro politico. Come si può arrivare a un'intesa, secondo lei? Guardi, ieri abbiamo fatto le votazioni dei primi articoli e non siamo arrivati a quel punto, ma il clima era molto buono. Abbiamo approvato due cose molto importanti, che l'aumento delle pene minime per i reati predatori, cioè per i furti negli appartamenti, una questione molto sentita, perché quando ti rubano in casa non è soltanto quello che ti portano via, è il senso di paura che rimane dopo questa vicenda. E poi sono state aumentate le pene per il reato di voto di scambio politico mafioso. Oggi arriviamo in commissione alla prescrizione, devo dire che con non poca fatica, di cui hanno dato ampio conto i giornali, stiamo arrivando a un punto di equilibrio che credo consenta di affrontare il tema del rischio che alcuni processi vadano a finire nel nulla. Rivedere la prescrizione significa, con altre misure contenute in questo disegno di legge, evitare questo. Visto il referendum sulla riforma costituzionale, l'aumento dei poteri del governo che potrebbe derivarne sembra un po' confliggere con gli altri poteri dello Stato, oppure no? Come si può trovare un equilibrio, secondo lei? Ma guardi, nei paesi in cui c'è un esecutivo più forte o addirittura c'è un sistema presidenziale, questo tema non lo sta nessuno. Vorrei dire che tutte le ipotesi di riforma, anche quelle proposte da chi oggi utilizza questi argomenti, andavano nella direzione di un rafforzamento del ruolo e della forza del governo. Non significa diminuire le competenze del Parlamento, anzi, un esecutivo che abbia competenze più chiare, che non debba ricorrere, come oggi spesso fa, al voto di fiducia e alla decretazione di urgenza, significa valorizzare un Parlamento che deve avere più poteri di controllo, come è previsto, e la possibilità anche di prevedere in alcuni casi elementi di sanzione nei confronti dell'esecutivo quando l'esecutivo va fuori dai binari. Grazie al Ministro Andrea Orlando.